Oh, buongiorno ragazzi, bentornati di nuovo qui sul canale. Eccoci con un nuovo video. Oggi vi porto una nuova lampadina di tappo, la versione migliorata della L530. Questa è la L535E. Nuova versione perché? Perché sono state inserite delle migliorie. La prima è il supporto a Matter, quindi potremo finalmente adoperarla in tutti i vari ecosistemi, compreso finalmente anche quello della mela, quindi la potremo inserire in Apple Home Kit e adoperare il prodotto di Tappo anche in quell'ecosistema. Seconda miglioria, è stata migliorata la classe energetica. Prima era F, adesso siamo alla classe E, quindi ci sarà un ridotto consumo ovviamente, ed è stata migliorata anche la potenza luminosa. La vecchia lampadina era 800 lumen di potenza, qui siamo a 1055 lumen, quindi corrisponderà a una 75 watt di una normale lampadina ad incandescenza, quindi ci sono state delle evidenti migliorie. Chiaramente può fare sempre i bianchi caldi e i bianchi freddi, può fare tutte le variazioni di colori, il monitoraggio dell'energia, del consumo energetico, che lo troverete ovviamente dentro l'applicazione di Tappo. Quindi veramente una lampadina molto molto interessante. Adesso comunque andiamo a vederla più da vicino, perciò mi raccomando, rimanete sintonizzati qui sul canale e proseguiamo con il contenuto della confezione. Vediamo il contenuto della confezione. Allora, innanzitutto vedete il supporto a Matter, 75 watt equivalente, i lumen che sono aumentati, 1055, e la classe che è una classe E. Quindi questa è la lampadina, vedete poi i colori bianco caldo e bianco freddo. Vi ricordo la temperatura del colore di bianco caldo e bianco freddo, che non l'ho detto all'inizio, va da 2500 a 6500 Kelvin. Adesso comunque vediamo di, poi c'è tutte le altre varie certificazioni come potete vedere e quant'altro. Adesso andiamo a aprire la confezione e vediamo il contenuto. Tiriamo fuori il tutto. Perfetto. Intanto, come potete vedere, nella confezione, già dentro la scatola c'è il codice Matter per l'associazione. Adesso comunque andiamo a vedere, qui abbiamo un manualetto di istruzioni, una guida rapida, come vedete, una piccola guida rapida. Poi abbiamo il manualetto di Matter che spiegherà un po' tutto quanto quello che c'è da sapere, ovviamente, vedete? E poi abbiamo anche un piccolo librettino illustrativo su tutti i vari sensori che possiamo avere nella linea Tappo. Adesso vi faccio vedere anche dall'altro lato, vedete, un po', diciamo, un libretto illustrativo. Poi abbiamo un altro codice Matter che adesso vedete, piccolo adesivo che sarà possibile poi attaccare da qualche parte. Qui abbiamo la nostra lampadina, come vedete più o meno le fattezze sono come quelle della vecchia versione, come vedete attacco E27 e questa è la lampadina. I materiali sono sempre di ottima qualità e il fatto che già si possa comunque associare a tutti i vari ecosistemi è veramente molto molto importante. Quindi diciamo, questo è il contenuto della confezione che abbiamo nella scatola, diciamo. Quindi adesso andiamo ad associarla con l'applicazione di Tappo e poi vediamo di vederla anche un po' in altri vari ecosistemi, fare prove vocali e quant'altro. Partiamo con l'associazione con l'applicazione di Tappo. Io vi faccio vedere già come installarla nell'applicazione nel caso in cui voleste adoperarla solo con quella. Chiaramente con il codice Matter potrete poi inserirla direttamente già nell'ecosistema che adoperate. Non so, in Apple HomeKit farete aggiungi dispositivo e scansionerete il codice come in Alexa, come in Google e tutti gli altri ecosistemi. Io vi faccio vedere un po' tutti i vari passaggi e parto dall'applicazione di Tappo ovviamente. Allora, innanzitutto accendiamo la nostra lampadina. Nel caso in cui, adesso io ce l'ho, ecco vedete, lampeggia, che entra in stato di associazione. Chiaramente da voi diventerà bianca al primo utilizzo, io ce l'ho viola perché avendola adoperata prima e disinstallata ha tenuto l'ultimo colore dell'installazione precedente. Quindi andiamo sul tasto più in alto a destra, aggiungi dispositivo.
andiamo in luci e andiamo a selezionare la TAPO L535. A questo punto lui ci chiederà di collegarla all'alimentazione, noi clicchiamo ovviamente su avanti, ci chiederà se ha fatto i 3 lampeggi, come avete visto li ha fatti, clicchiamo di nuovo su avanti e gli diamo il tempo di associarsi con l'applicazione. Vedete, tramite il Bluetooth la riconosce e l'associa direttamente e adesso ricerca la rete Wi-Fi, che vi ricordo è 2,4 GHz, non funziona con la 5, quindi vi consiglio di tenere le due reti separate nel router. A questo punto io ce l'ho già inserito, clicchiamo su avanti, vedete, avanti di nuovo, e adesso lui l'associerà alla mia rete Wi-Fi. Quindi gli diamo il tempo di fare l'operazione. Chiaramente in questo caso con l'associazione di tappo non c'è bisogno di scansionare chiaramente il codice Matter. Adesso qui ci chiederà il nome, io gli metto TAPO Matter, perfetto, clicco su avanti, lascio in soggiorno, clicchiamo di nuovo su avanti, gli lascio l'icona, ma potrete scegliere voi nel caso in cui la inseriate in una lampada, la mettiate in una lampada o qualcosa del genere, quindi potete scegliere l'icona che preferite. Clicco su avanti, adesso gli diamo il tempo di fare le sue operazioni, vediamo, perfetto, avete quasi finito, adesso verificherà che ci sia un aggiornamento del firmware, ma l'avevo già fatto quando ho installato e durante le mie prove mi aveva già proposto un aggiornamento del firmware. Quindi suona bene, qui ci chiederà quando vogliamo fare gli aggiornamenti in automatico del nostro firmware, io gli lascio quell'orario predefinito e a questo punto, come vedete, ce la troviamo, vedete, nella home page, cliccandoci sopra, vedete, si spegne e quindi potremo già gestire la nostra lampadina. Quindi avete visto che installarla è veramente semplicissimo, ma come tutti i prodotti di TAPO. Adesso andiamo a vedere qualche opzione nell'applicazione di TAPO e poi vediamo tutte le altre funzioni. Bene, vediamo le opzioni della lampadina nell'applicazione di TAPO. Allora, vedete, ce l'abbiamo nella home page, cliccandoci sopra andiamo nelle varie opzioni. Con questo tasto potremo accenderla, vedete, e spegnerla. Qui potremo scegliere i vari colori e qui potremo settare, vedete, la luminosità. Adesso chiaramente è a zero perché la lampadina è spenta. Poi potremo andare a scegliere nella palette dei colori, per quello che riguarda ovviamente i colori, e anche per quello che riguarda i bianchi. Scusate, adesso non me lo cambia, forse devo accendere la lampadina, infatti, perfetto, colori e bianchi, vedete? Poi qui potremo scegliere bianchi freddi, bianchi caldi o bianchi freddi, in base alla temperatura che vogliamo. Poi nella casa potremo anche mettere un mix tra, non so, bianco caldo e bianco freddo, potremmo poi scegliere noi ovviamente il colore che ci interessa. Poi andiamo giù, qui abbiamo il consumo energetico, vedete, adesso l'ho accesa per poco tempo, tra le varie accensioni prima di registrare il video anche, ma durante i test l'ho comunque testata molto bene, ho anche proporzionato il consumo tra la vecchia lampadina e quella nuova, ma sicuramente i consumi sono allineati, calcolando che questa lampadina però fa molta più luce rispetto all'altra, quindi hanno sicuramente migliorato il consumo energetico. Quindi abbiamo il consumo, possiamo vederlo per la giornata odierna oppure per gli ultimi 7 giorni o gli ultimi 30 giorni, così vedremo quanto consuma la nostra lampadina ed eventualmente potremo fare degli accorgimenti. Poi abbiamo i vari temi che basterà selezionare, vedete, qui abbiamo il tema party, qui abbiamo il tema relax e potremo poi anche comunque andare a modificare poi tutti i vari parametri del tema, cioè i vari colori, potremo scegliere la luminosità, la velocità, lo stile, ce ne sono due, vivo o grassetto, e potremo anche cambiargli il nome, ovviamente poi dovremo salvarli con il tasto in alto a destra. Queste sono le opzioni per quello che riguarda i temi. Adesso, scusate, la spengo perché registrare il video con la luce di fianco è un po' fastidioso. Poi abbiamo la schedulazione, vedete che qui potremo dargli, vedete, programma orario, abilitato, l'accensione del dispositivo abilitato o spento, l'impostazione della luce, qui potremo scegliere poi tutti, come vedete anche qui, tutti i vari parametri, il colore, se la luce bianca e calda oppure i colori, la temperatura e quant'altro. Poi abbiamo anche i giorni della settimana
che poi potremo scegliere la nostra schedulazione. Poi abbiamo, andiamo a vedere nell'altra opzione, abbiamo i timer, che anche qui potremmo selezionare un timer tranquillamente, impostare tutti i vari colori, la temperatura anche qui. E poi abbiamo la comodissima e famosa opzione fuori casa, che simula, anche se non siamo nel nostro appartamento, simulerà delle varie accensioni a caso dei nostri dispositivi per fare in modo che simuli una nostra presenza, anche se in realtà non siamo nel nostro appartamento o nel locale dove abbiamo installato i dispositivi di tappo. Questa è un'opzione veramente molto molto comoda. Poi abbiamo la condivisione, scusate, ho cliccato male, condivisione del dispositivo con quale potremmo condividere con i nostri parenti, familiari. Vi ricordo che condividendo in questa maniera le funzioni saranno limitate, non avremo accesso a tutte quante le funzioni, soprattutto per quello che riguarda le opzioni, perché accendere, spegnere, cambiare i vari colori sarà disponibile, ma non sarà disponibile le varie opzioni che sono nella rotella in alto a destra e altre funzionalità. Quindi vi ricordo questa cosa. Poi abbiamo aiuto e feedback, e poi abbiamo inserirla nei favoriti o meno. Queste sono le opzioni principali della nostra lampadina che ci troviamo. Andiamo nella rotella in alto a destra. Vedete, qui abbiamo l'icona del dispositivo, il nome del dispositivo, la posizione, dove è stata, stato default. Vedete, possiamo scegliere ultimo stato on, personalizzarla. Vedete, possiamo scegliere tutto quanto. Oppure... esatto, scusate, ecco, ho perso qui. Ultimo stato on o personalizzarla direttamente, vedete? Oppure possiamo fare quando l'alimentazione si interrompe ma ritorna, vuoi che il dispositivo tappo sia acceso oppure attiva o disattiva se il suo stato precedente era attivo e viceversa. Quindi se era spento, ritornerà spento, se era acceso, ritornerà acceso. Quindi potremo scegliere anche in caso di mancanza di corrente, senza, magari la vogliamo per forza spenta e quindi non ci troveremo magari con un salto di corrente o qualcosa, tutte le lampadine accese. Anche questa funzione è veramente molto comoda. Poi abbiamo l'accensione e spegnimento graduale per fare in modo che quando si accenderà e si spegnerà gradualmente e non di botto come avete visto anche prima. Poi abbiamo i vari gruppi, potremmo creare dei gruppi di lampadine per poterle comandare tutte insieme, per fare in modo di dargli, non so, un colore uguale per tutte quante, accendere e spegnere insieme e contemporaneamente e quant'altro. Poi abbiamo l'informazione del dispositivo e l'aggiornamento del firmware e il pulsante rimuovi se dovessimo rimuovere la lampadina e mettere un altro ambiente con un altro wifi o quant'altro. Quindi queste, diciamo, che sono le impostazioni principali della nostra lampadina. Adesso la vado ad inserire in Apple HomeKit, poi vediamo qualche opzione, poi vediamo anche le opzioni magari di Alexa e vedremo anche qualche prova vocale. Vediamo come inserire la lampadina in un altro ecosistema, per esempio Apple HomeKit. Allora, si resetta la lampadina per 5 volte con la pausa di un secondo in modo che la lampadina lampeggi più volte e poi si accenda su questa intensità di luce. A questo punto noi andiamo direttamente nell'applicazione di Apple HomeKit, aggiungi accessorio e scansioniamo il nostro codice. A questo punto aggiungi a casa e diamo il tempo all'applicazione Home di trovare la nostra lampadina. Adesso gli diamo, mi raccomando, dovete essere collegati anche lo smartphone con la rete 2,4 GHz, non va con la 5. Adesso gli diamo il tempo, vedete, già trovato, vedete, la lampadina aggiunge all'abitazione. Adesso gli diamo il tempo di fare tutte le altre sue operazioni e così ce la troveremo anche in Apple HomeKit. Vedete, adesso io l'aggiungo in soggiorno, vedete, l'ha già riconosciuta, soggiorno, la chiamo in un'altra maniera ovviamente, la chiamo lampadina matter, tanto per saperla riconoscere, chiamo su continua. Vediamo, adesso ci farà tutte le altre sue operazioni, qui ci chiede le varie automazioni se vogliamo già inserirle, io gli dico continua e fine. E quindi ce la troviamo direttamente, vedete, nella nostra home page, vedete, lampadina matter, vedete. Adesso comunque andiamo a vedere, allora innanzitutto con questo possiamo tranquillamente spegnere, vedete. Quindi la lampadina è già inserita in Apple HomeKit, qui potremo cambiare ovviamente tutti i vari colori e selezionare anche eventualmente il colore che ci interessa, vedete, cliccandoci sopra andiamo a scegliere la temperatura, il campione e tutte le varie possibilità di fare i nostri colori preferiti. Andiamo a vedere nelle opzioni, allora vedete qui possiamo cambiare il nome,
poi abbiamo la stanza, dove abbiamo messo in soggiorno, aggiunge la vista a casa, include nei preferiti, raggruppa con altri accessori, nel caso in cui abbiamo altre lampadine matter o altre lampadine di tappo, anche qui abbiamo le varie automazioni, quale tranquillamente potremmo selezionare e inserirlo ovviamente, le scene suggerite, lo stato e poi abbiamo le varie informazioni, vedete, tappo, vedete, smart multicoral bulb, il firmware e abbiamo anche i nuovi accessori e poi attiva la modalità di abbinamento. Cliccandoci sopra ci darà la possibilità poi da qui direttamente in Apple HomeKit di poterla poi inserire in un altro ecosistema. Quindi questo è per quello che riguarda HomeKit. Come vedete la lampadina, vedete, no scusate, ho cliccato adesso un'altra cosa. Perfetto, lampadina qui, perfetto. Vedete, si accende tranquillamente, vedete, si spegne e si possono cambiare tranquillamente, vedete, anche i colori, vedete, cambia immediatamente. Come vedete, quindi devo dire che in Apple HomeKit funziona veramente molto molto bene. Come funziona benissimo anche nell'applicazione di Tapo. Adesso andiamo a vedere per quello che riguarda il comparto di Alexa. Vediamo adesso per quello che riguarda il comparto di Alexa. Allora, innanzitutto, vedete, io ce l'ho già installato. Quando ho installato l'applicazione di Tapo, avendo la skill attivata, me l'ha riconosciuta direttamente anche in Alexa. Altrimenti, se dovete partire direttamente da questo ecosistema, scansionate il codice Matter andando ad installare un dispositivo con il logo Matter. Si può creare anche la migrazione da Apple HomeKit con l'apposita opzione che avete visto prima nelle opzioni e poi bisognerà scansionare ovviamente il codice che creerà Apple HomeKit, lo copierete e lo installerete in Alexa installando un nuovo dispositivo Matter. Quindi potrete fare le migrazioni fra i vari ecosistemi direttamente senza per forza dover passare tramite l'applicazione di Tapo. Adesso diamo un'occhiata, vedete, cliccando sul pulsante la lampadina si accende, cliccando si spegne, qui potremo variare o diminuire la luminosità e qui potremo dargli ovviamente i vari colori, vedete, rosso per esempio, vedete, adesso gli do il colore rosso, vedete, luminosità al minimo, adesso la alzo al 9%, vedete, la metto al massimo, adesso lo riabbasso perché dà fastidio per esempio, vedete, e qui potremmo poi anche inserirlo nelle varie routine con altri accessori anche che abbiamo inserito in Alexa. Con la rotella in alto a destra vedete altri assistenti e applicazioni, qui potremmo andare ad installare e migrare, non so, per esempio da Alexa o Apple HomeKit e viceversa. Poi abbiamo connesso tramite Echo di Cove, vedete che è il mio Echo, vi ricordo che comunque per poterla adoperare in tutti i vari ecosistemi con Matter dovrete avere dei router compatibili con Matter, per usarla invece nell'applicazione di Tapo non avrete bisogno di alcun hub, solo del collegamento Wi-Fi. La descrizione, poi abbiamo il tipo lampadina, capacità di colore, numero di serie attiva o disattiva e la versione software del dispositivo e con questo iconinato potremo cancellarla se vogliamo inserirla in altri ambiti ovviamente. Quindi qui abbiamo luce Matter che ho dato il nome per questa lampadina, avete visto che anche in Alexa funziona veramente molto bene. Adesso andiamo a vedere i vari comandi vocali con Apple HomeKit e Alexa. Per finire vediamo anche i comandi vocali con i due assistenti in cui l'ho installato, HomeKit e Alexa, per vedere come si comporta anche in questo ambito. Partiamo con per quello che riguarda il mondo della mela. Ehi Siri, accendi luce Matter. Perfetto, vedete, si è accesa. Ehi Siri, metti luce Matter su verde. Perfetto, vedete. Ehi Siri, spegni luce Matter. Perfetto, avete visto che i comandi sono immediati e si possono fare ovviamente accendere, spegnere, cambiare colore, aumentare la luminosità. Adesso andiamo a vedere per quello che riguarda il comparto di Alexa. Alexa, accendi luce Matter. Perfetto, vedete accesa. Alexa, metti luce Matter su rosso. Perfetto. Alexa,
Metti luce matter al 100%. Perfetto, vedete? Alexa, spegni luce matter. Perfetto, vedete? Anche in Alexa i comandi sono immediati. Quindi avete visto anche quello, per quello che riguarda i comandi vocali, quindi potrete adoperarla tranquillamente seduti sul vostro divano e dargli tutte le varie impostazioni. Direi che abbiamo detto veramente proprio tutto, adesso passiamo alle conclusioni finali. Bene, eccoci giunti alle conclusioni anche per quello che riguarda questo video su questa nuova lampadina aggiornata, la L535E, che aggiorna la versione la L530. Devo dire, ha tenuto tutte le ottime caratteristiche della precedente versione e ha aggiunto delle novità come supporto a Matter per poterla poi gestire in tutti i vari ecosistemi. Vi ricordo che per adoperarla nell'applicazione di Tapo non ha bisogno di alcun hub, ma se vorrete adoperarla nei vari ecosistemi avrà bisogno di un hub compatibile con Matter. Luminosità aumentata, 1055 lumen, che sicuramente è molto superiore per quello che ho visto durante i miei test rispetto alla versione precedente. Classe energetica addirittura aumentata, da F è passata a E, quindi sicuramente un ottimo salto di qualità. Devo dire che comunque tenendo acceso le due versioni delle lampadine per lo stesso periodo durante i miei test, il consumo energetico si è assestato più o meno sullo stesso livello. Però calcolate che questa lampadina fa molta, molta più luce. Io l'ho tenuta accese alla massima luminosità dove fanno più luce. Quindi devo dire comunque ottimo lavoro per quello che riguarda Tapo sul consumo energetico. Materiali di ottima qualità, installazione come sempre facilissima e avete visto che funziona benissimo anche nei vari ecosistemi e anche per quello che riguarda i comandi vocali. Quindi promosso a pieni voti. Unico piccolo neo che ho trovato durante i test è qualche volta dei tentennamenti nella migrazione da un ecosistema all'altro, per esempio avendola installata in Apple HomeKit, poi ho fatto la migrazione per quello che riguarda in Alexa e ho avuto qualche piccolo tentennamento la prima volta, poi tutto è andato bene al secondo tentativo, quindi questa è l'unica piccola cosina che non mi è piaciuta al 100% di questa nuova lampadina di Tapo. Io comunque ve la consiglio assolutamente, finalmente sarà possibile adoperarla anche nel sistema della mela, è una cosa che aspettavo da un po' che mettessero anche le lampadine disponibili per il sistema della mela. Quindi vi lascerò, nel caso in cui foste interessati all'acquisto, i link qui sotto nelle descrizioni, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questa lampadina, se l'avete già, se l'avete adoperata. E mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale, una piccola cosa per voi invece per me è una cosa molto importante per poter proseguire a fare tanti altri contenuti interessanti. Direi che abbiamo detto veramente proprio tutto, io vi do appuntamento sempre qui sul canale per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.